Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questa sera abbiamo parlato di merito. Io, parlando di scuole di merito, si finisce inesorabilmente per parlare di buoni e cattivi maestri. Così stasera mi è tornata alla mente una delle serate più emozionanti della mia vita. Il ritrovo della mia classe delle elementari. Erano oltre 40 anni e 100.000 capelli che non ci vedevamo. E per farsi riconoscere ciascuno si era pinzato sul petto una targhetta, un badge, no? Con il nome, il cognome e la propria foto di allora. È stata una serata per nulla nostalgica, anzi il passato da rammentare era talmente remoto che sembrava futuro. Si è parlato tantissimo di progetti, di speranze, poco di calcio e niente di politica. Ma soprattutto si è parlato della e con la maestra. Era per i suoi 88 anni appena compiuti che avevamo apparecchiato quello spettacolo, salvo poi accorgi che lo spettacolo era lei, con quella sua schiena ancora dritta come i suoi pensieri. La maestra, insomma, quella che ci aveva insegnato a leggere con i romanzi di Primo Levi e di Mario Rigoni Stern. Si aggirava fra noi, i suoi scolari attempati, distribuendo carezze ruvide e rimproveri dolci. Io nel guardarla pensavo all'esercito silenzioso di cui quella formidabile donnina aveva fatto parte per tutta la vita, le maestre delle scuole elementari della scuola pubblica italiana, che hanno tirato su una nazione intera con stipendi da fame, ma meritandosi qualcosa che molti potenti non avranno mai, il nostro rispetto. Ecco, prima di andare a dormire ci ha detto che averci avuto come alunni era stato per lei un onore. Ecco, poi ci ha baciati sulla fronte, a uno io sono tornato a casa con addosso l'energia di un leone. Oggi la maestra non c'è più. A lei dedico questa puntata.